Esatto. Allora, stiamo iniziando? Iniziamo. Buonasera. Buonasera a tutti. Applausi. Applausi sulla fiducia. Evviva. Fantastico. Bellissimo. Proprio giusto sulla fiducia. Buonasera. Allora, questa è una puntata in real life del Joscable Caffè. Super specialissima. Sì, sul piano reale. Che è una cosa che facciamo ogni tanto io e la Scimmia Blu. Io sono Giorgio Trinchero, lei è Valentina. Sono Valentina della Scimmia Blu. Parliamo di fumetti di solito. Sì, è una sottospecie di talk show che facciamo su YouTube in cui succede che parliamo anche di fumetti. Sì. E quindi ringraziamo molto Mecenate, l'organizzazione Bombetta, che ci hanno chiesto di venire qua a fare una puntata site specific, diciamo. Sì. E quindi abbiamo pensato di coinvolgere un rappresentante per collettivo di collettivi presenti. Che sono? Prego, vediamo se... Ah, vabbè, lo dico io, vabbè, lo dico io. Allora, andiamo per Trauma Fest e anche Rivista Burro, Francesco. Nasco per i Balordi. Federico per Amianto. Checco che c'è tu che confrongia per Mamma Aiuto e Marica per Storie Brutte. Vedi, tutti giusti? Incredibile. Ok, questo era tutto quello che ci eravamo preparati per questo show. Quindi il resto sta a questi baldi giovane. Che altro dire? La bellezza di questo incontro, di questo luogo, è che voi non potete sfuggire. Nel senso, avviene tutto qua. Cioè, non c'è un altro po'. Cioè, voi ve l'assorbite questa cosa qua. Dici, ma io non c'ho da andare a sentire l'incontro. Ma è lì. Cioè, non c'è nessun altro luogo in cui possiate andare. Tocca in qualche modo. Allora, noi vorremmo parlare, abbiamo chiamato appunto dei rappresentanti di collettivi per parlare un po' dell'autoproduzione e più dei soliti discorsi che si fanno, l'editoria, l'autoproduzione, e i soldi, mica soldi, la distribuzione. Come fate... Ci siamo un po' scocciate di parlare di soldi, appunto, e di questo. Di dinamiche editoriali. Esatto, e ci siamo interessati di più al collettivo in sé. Cioè, cosa vuol dire far parte di un collettivo, come si forma un collettivo, e insomma, tutto quello che riguarda il collettivo proprio nel suo lavoro. Il segno. Esatto, il segno collettivo. Il segno collettivo. E quindi inizierei con una piccola presentazione che ci volete fare di cosa fate. Chi siete, cosa fate? Chi parte? Perché è piaciuto. No, queste anzianite. Vabbè, sì, sono il rappresentante del collettivo Mamma Aiuto. Mamma Aiuto quest'anno compie 10 anni. Forse sarebbe anche arrivato il momento, secondo me, di chiudere questa esperienza, no? Ma anche no. Vabbè, vanno avanti. No, loro vanno avanti. Sono all'altra, cocce dure. Se è per quello, sto rosicando. Vabbè, io nello specifico faccio più o meno l'insegnante in una scuola di fumetto da un po' di tempo, da un bel po' di anni, e ogni tanto disegno le mie storie a fumetti. Il collettivo di Mamma Aiuto ha la principale, diciamo, 10 anni che lo dice, ma non sa ricordo. Non ci credo neanche io. Non ce la fa più. No, vabbè, abbiamo un sito internet da 10 anni dove carichiamo gratuitamente tutte le storie e tutti i materiali che produciamo. Nel caso in cui una storia ci piaccia particolarmente, la stampiamo. Il 70%, l'80% del prezzo di copertina della versione cartacea del contenuto fumettistico va all'autore, il 20% all'associazione per rifinanziare altri libri. All'interno del collettivo ci sono età anagrafiche molto diverse, mettiamola così, e anche, come dire, gusti e immaginari molto differenti. Ne parleremo dopo. Bon. Ale. Passa il microfono. Pass the mic. Niente, Federico decide lui. Ha deciso lui. Fa così. Ah, noi di Storie Brutte invece siamo in 3. E siamo abbastanza giovani perché ci siamo formati dopo la Lucca Comics del 2018 e praticamente siamo stati uniti dalla passione comune un po' delle storie d'avventura e un po' comunque delle ambientazioni storiche, perché
continuavamo a dirci sì, però sarebbe bello fare dei fumetti come fanno altrove su scenari storici, momenti epici, raccontare all'interno delle, comunque delle storie dei, private dei personaggi, fatte di vendetta, di amore, di situazioni effettivamente molto tragiche, e alla fine abbiamo deciso di convergere e quindi abbiamo creato appunto le nostre piccole ambientazioni e anche alcuni elaborati di antologie, per cui ci interessa anche appunto riuscire anche a coinvolgere proprio più persone possibili quando appunto sia raccontiamo che divulghiamo quelle piccole parti storiche che comunque abbiamo approfondito. Grazie, grazie mille. Okay. Adesso tocca a te. Sì, e noi di Amianto siamo nati 5 anni fa alla Scuola Comics di Firenze. In realtà ci siamo conosciuti al corso di sceneggiatura. E io, Alessandro e Matteo, devo alzare volume? Praticamente usciti dalla Scuola Comics, che è un ambiente bellissimo, però ovviamente quando sei all'interno sei un po' coccolato e riesci a creare più cose, e quando esci c'è il bisogno comunque di creare comunque qualcosa di fisico. E quindi abbiamo avuto l'idea di creare questa rivista Amianto. Da 3 sceneggiatori siamo allargati, diciamo contattando disegnatori, illustratori, e abbiamo iniziato a fare le fiere più piccole della Toscana, pian pianino allargati, i progetti sono moltiplicati, e crowdfunding, abbiamo fatto un po' di tutto. Quindi pian pianino siamo cresciuti e da 3 siamo diventati, diciamo, una squadra anche noi. Io? Posso... Tocca a te. Io sono Nalsco e in realtà mi chiamo Flavio, però sono diventato Nalsco nel 2016, da quando ho iniziato a fare questo. E i Balordi, il collettivo con cui siamo qui, è nato praticamente a gennaio, è nato quest'anno, e abbiamo pubblicato il Bardo Balordo, che in realtà è lui che ha dato il nome a noi, un po' come il concetto dell'uomo che crea Dio, che crea l'uomo. E niente, e quindi... Si vola alto. Si vola altissimo qua. Però poi è un bardo abbastanza tardo, cioè c'entra anche... Vabbè. Non è Dio, non c'entra niente. E niente, un collettivo, ci siamo trovati benissimo, infatti spero non sia l'ultimo dei lavori che faremo, ma forse anche perché ci siamo conosciuti oggi di persona, quindi forse questo fa parte anche dell'esserci trovati bene per tutti questi mesi. E nient'altro. Grazie, io sono Francesco, vengo da Rimini e faccio parte del centro sociale Grotta Rossa, che è un centro sociale che da 15 anni porta controinformazione, attività critica, militanza, politica a Rimini, che è un terra prettamente di turismo, di commercio, di mainstream, e da 15 anni cerchiamo di dare un'altra visione delle cose. Poi 2 anni fa, nel 2019, sono andato all'AFA di Milano, ho detto cazzo che figata, testuali parole, ho detto voglio portare a Rimini questa cosa qui. E quindi ho conosciuto un po' di persone, un po' di illustratori, molti di noi nel collettivo del centro sociale sono artisti, e quindi abbiamo detto creiamo il nostro festival di autoproduzione di fumetto indipendente, fumetto underground. E quindi 2 anni fa, in pieno Covid, nasce il Trauma Fest, e quindi luglio 2020, unico festival o uno dei pochissimi festival del 2020, abbiamo beccato proprio l'unico mese in cui eravamo aperti. E tra un anno, quindi tra il 2020 e l'edizione 2021, abbiamo detto ma facciamo anche una rivista autoprodotta nostra, e quindi ogni 3-4 mesi abbiamo fatto uscire questa rivista, che è giunta adesso al 3° numero, uscito apposta per il Trauma Fest 2021, e quindi è un doppio numero speciale che parla di festival, di comics, ma anche di Pride e di LGBT, perché a Rimini a fine luglio c'è il Summer Pride, che però è un Summer Pride super turistico dove ci sono i pacchetti vacanza, vieni nel nostro albergo e fatti la manifestazione, cioè non è così che nasce il Pride. Un po' di rainbow washing. Abbiamo voluto dare la nostra lettura su quello che per noi è il Pride con le nostre autoproduzioni, ecco. Molto bene. Grandi. Grazie. Ottimo. Prego. Allora, l'idea... Applausi. L'idea generale di questa chiacchierata, di questa tavola tonda, è capire un po', dato che il nome le abbiamo dato è Segno Collettivo, è capire un po', anche per voi, ma in generale, qual è il concetto di collettivo che avete? Cioè, perché siete un collettivo e secondo voi che cosa identifica il vostro collettivo? Domandina? Domandona. Domandona. Troppo difficile? Semplifica.
La spacchettiamo? Spacchetta, spacchetta. Vabbè, questa può essere l'idea generale. Ma sì, però secondo me... proviamo allora a fare una cosa più... Ma no, ma va bene, scusa, perché siete entrati dentro dei collettivi? Chi ve lo aveva fatto fare? Ma perché? Fatto io al contrario. Io rispondo anche a... faccio un unico discorso. Allora, noi siamo un collettivo, quello del Traumafest, un po' particolare, perché organizziamo l'evento e siamo un collettivo editoriale prettamente, o almeno io non disegno, scrivo un po' di articoli, un po' di rubriche, un po' di interviste, però più che altro faccio la grafica, l'idea, tutto, quindi tutto quello che fa un editore. E nella rivista non cerchiamo un unico segno, un unico disegno, un'unica visione, ma quello che ci importa a noi è un po' il tema. Le nostre riviste sono tematiche, quindi non chiediamo all'autore di uniformarsi a una visione, come invece magari può fare una casa editrice che fa solo fantasy o fumetti solo indie o fumetti solo spaziali, chiede all'autore quella visione lì. Noi chiediamo all'autore intanto di avere una sua militanza politica, non abbiamo mai collaborato con autori di estrema destra o gente solo mainstream, ecco, e le nostre riviste sono tematiche e chiediamo di uniformarsi a quel tema. Ad esempio, il secondo numero sulla liberazione è uscito il 25 aprile 2021 e quindi il tema era la liberazione dal male. In che senso? Dal fascismo, dal capitalismo, dal sessismo, dal razzismo. Ognuno l'ha interpretata come voleva, si è parlato di liberazione dei corpi, liberazione del genere, liberazione della terra. Addirittura c'è una ragazza, una tatuatrice di Pesaro, che ha fatto non la liberazione dal male, ma la liberazione del male. E quindi ha immortalato in una bellissima illustrazione in formato 3 Eva e Pandora, una con la mela in mano e una col vaso che apriva, che hanno le prime donne ribelli della storia a liberare il male e dunque la ribellione, la sovversività nel mondo. E a noi queste cose qui ci piacciono un sacco, quindi anche prendere un tema, ribaltarlo, darci segni e disegni che non sono soliti, perché poi quello che facciamo noi, quello che fanno un po' tutti i collettivi di autoproduzione è portare nel mercato dell'autoproduzione un segno che il mercato non vuole, che il mercato rigetta, che il mercato mainstream, appunto, a cui il mercato mainstream si oppone. E invece noi cerchiamo di fare del mercato dei festival con quello che appunto il mercato non vuole. Scusate se ripeto un po' le parole. E quindi ecco, non siamo un collettivo di artisti, o comunque non tutti disegniamo, io non disegno, ma ad esempio il mio sodale sì, quindi io mi definisco tra virgolette editore, lui si definisce artista. E però ci divertiamo un sacco e riusciamo a mettere insieme le nostre comuni passioni e a dirigere, a dirimere tantissimi autori diversi. Abbiamo una quarantina di artisti diversi nell'ultimo numero, quindi anche tanti per una rivista autoprodotta, e ci divertiamo così, ecco, faticosissimo, ma ci divertiamo così. Beh, allora, i Balordi esistono perché ci ha arruolato Marco Fontanili, che è è un fumettista. È arrivata la cartolina. Sì, ci ha scritto, e ci ha detto: volete far parte di questa cosa? Perché non so, il suo parametro, secondo me, era il gusto per il grottesco. E ha detto: ok, voi siete abbastanza grotteschi, magari anche come persone, non solo come produzione. Allora vi chiamo. C'è una certa uniformità nel. Non tanto nel segno, ma insomma si capisce che esatto, c'è una... Nei concetti. Tanto. Nel ci gusto, sono cose, sì. Cioè, anche nella impubblicabilità di certe cose, ovviamente che non sono dentro il volume, perché non sarebbe lì, però ci sono cose che non abbiamo pubblicato che sono veramente, che neanche l'autoproduzione fotocopiata del centro sociale pubblicherebbe. Di cui qua abbiamo un esponente. No, peggio, no. Vai altre, immagina alla decima. Noi non guardiamo alle fontane anni 90, ma guardiamo più a Frigidaire o anche una. Ok, vedi, lì c'è già, ok. No, vai ancora alle fotocopie, proprio le fotocopie. Le fotocopie prima di Frigidaire. Fotocopie prima di Frigidaire. Immagina, esatto, immagina quello. E quindi secondo me è quello un po' ammorbidito per questo, perché sennò sarebbe veramente oltre. Però comunque sì, il concetto di base è questo grottesco, questo gusto per le emozioni, le sensazioni più negative che in base alla società in cui viviamo comunque sono molto messe da parte in generale come sensazioni, ma anche perché non ha senso provarle. In realtà forse ha senso provarle. Mi è piaciuta questa... Non ha senso provarle? No, bellissimo. È una pubblicità fantastica. Sono contentissimi i tuoi compari. Per provare qualcosa che non potete provare da nessun'altra parte.
perché non ha senso provarle. Guarda, ha senso. Bello, bello. E quindi questo in realtà credo sia l'estremo, cioè la ricerca dell'estremo dalla parte sbagliata. Arrivando dall'altro lato, va bene, grazie mille. Allora, noi siamo un collettivo principalmente perché appunto usciti da sceneggiatura, siamo partiti con l'idea della rivista e tutti e tre facevamo sceneggiatura, quindi ci servivano delle mani. E quindi abbiamo contattato persone che conoscevamo anche all'interno della Comics e anche fuori, un po' per adattamento anche allo stile della storia. Quindi io ero partito con una storia crime e avevo selezionato Vito, appunto cercavo un tratto un po' noir, horror, e poi è esploso l'amore con Vito, nel senso mi sono trovato talmente bene che poi abbiamo continuato a lavorare. Vabbè, il cognome fa Coppola, eh? Esatto. Vito Coppola. E in pratica, diciamo, ci siamo allargati anche senza volerlo, anche con Giulia, abbiamo lavorato a Sentieri Perduti e ci siamo trovati talmente bene che ora praticamente fa parte del collettivo. Quindi principalmente siamo sempre in tre a gestire, perché per questione di praticità, anche per riunioni, più per gestire la cosa dal centro, ma in realtà siamo almeno una quindicina. Anche con Nasco abbiamo lavorato su Amianto Blu, abbiamo lavorato talmente bene che ora stiamo lavorando a un altro progetto io e lui, quindi sono cose che al di là di Amianto pian pianino si allargano e quindi siamo diventati, diciamo, un collettivo molto più grosso anche col fatto del crowdfunding, la open call per Amianto Blu. Quindi abbiamo inserito anche autori con un open call, cioè io ho degli autori mai visti di persona, vabbè, sarà anche per il Covid, dove hanno fatto dei lavori spettacolari. Diciamo, non fanno parte del collettivo, ci sono dentro, però anche per il futuro le porte sono aperte, ci siamo trovati bene a lavorare. Quindi diciamo che da un'esigenza tecnica quasi, però poi avete costruito dei rapporti che funzionavano. Sì, sì. Vabbè. Spariglia le carte, di qualcosa che non c'entra. Ma niente. Sì, esatto. Dai. Parliamo di una cosa totalmente differente. Vai. No, invece, Mamma Aiuto parte da una esigenza di libertà creativa degli autori, ecco, quante volte, ma soprattutto detto, economica. Vai, andiamo lì. Ma sì, sì, nel senso che quasi tutti i Mamma Aiuti lavorano per l'editoria, diciamo così, tradizionale. In maniera, come dire, siamo un po' cocciuti. Nel senso che portiamo avanti un discorso anche di libertà economica nella produzione di contenuti. Per cui in qualche maniera è una visione anche di come si produce un fumetto, una narrazione o insomma quello che è. Le cose secondo me non sono, cioè vanno di pari passo. Quando un autore è messo nelle condizioni di lavorare bene, con una grossa libertà anche economica, perché poi alla fine più o meno dei volumi di Mamma Aiuto stampati nelle 200 e 500 copie a cui siamo arrivati negli ultimi 3 anni, hai anche una libertà economica, cioè quello che tu ricavi dalla vendita di un volume Mamma Aiuto è quello che ricavi da un contratto editoriale con un editore tradizionale di medie dimensioni italiane. E questa cosa permette naturalmente di essere molto più rilassati, per quello che mi riguarda come disegnatore. Per cui no, ci sono anche delle ragioni concretamente politiche. Porti avanti un discorso politico su come sia possibile in realtà produrre in maniera differente una narrazione. E la domanda che avete posto è molto larga, cioè nel senso, perché faccio parte di un collettivo? Sia perché sono fortemente ideologizzato, quindi banalmente... ho sempre fatto parte di collettivi politici. Che sei compagno. Sono compagno, esatto, così si dice. E quindi mi sembrava normale che era anche per un lavoro artistico usare questa forma. E poi insomma, poi magari più avanti nella discussione ragioniamo di un altro paio di aspetti di stare all'interno di un collettivo e sviluppare un discorso, in questo caso, politico e creativo. Però continuo a dire, secondo me le due cose vanno insieme. Quando lavori per un editore hai da portare avanti un lavoro con determinati tempi, con un certo stipendio, con delle certe direttive, e quindi lo accetti per quello che è un lavoro.
quando lavori all'interno di un, diciamo così, un progetto culturale, cerchi di allargarti e di metterci del tuo anche da questo punto di vista. Come dice Palloni, più ti pagano più devi lavorare male. Che Palloni è una scheggia, fa quel numero di pagine esagerato e riesce a quadrare il cerchio, dai, non... Lo dice? Sì, se lo dice Palloni, io magari non sono totalmente d'accordo per la questione di etica del lavoro, ma va bene così. La cosa bella è che siamo in 10, abbiamo delle sensibilità differenti, mettiamola così. Grazie, grazie per il contributo, prego. Allora, noi siamo in 3 e eravamo già amici già prima, quindi già ci conoscevamo e abbiamo sempre voluto fare qualcosina assieme, però non avevamo mai avuto, come dire, un momento aggregante da questo punto di vista, no? E io autoproducevo da sola, Nass e Gianni invece avevano già le loro piccoli titolini. Abbiamo deciso appunto poi di formare il collettivo proprio perché innanzitutto appunto ci siamo trovati bene tra di noi e perché abbiamo innanzitutto due stili molto diversi, cioè io sono molto più francese quasi come stile, molto più, ho la tavola molto più grande, molto più dettagliata e uso ancora la tecnica tradizionale, loro invece hanno le pagine un pochino più strette, molto più grafiche. E, ho trovato molto bella questa cosa di essere due stili completamente diversi ma che comunque riusciamo a delegarci tra di noi i compiti e, appunto sì, anche questo, nel senso riusciamo a completarci a vicenda perché io posso anche produrre una pagina da sola, Nas può produrre anche lui una pagina da solo, però assieme siamo riusciti comunque a produrre degli albetti tra di noi e quindi io disegno, lui colora e Nas e Gian scrive. E quindi ci siamo naturalmente completati proprio perché eravamo anche uniti appunto da interessi comuni. Ci siamo appunto chieste ad una certa se effettivamente siamo solo noi che ci piacciono queste cose oppure dobbiamo continuare ad aspettare che qualcuno traduca un'opera di un certo tipo, di un certo genere e arrivi anche da noi in Italia. Forse sarebbe anche il caso che qualcuno la produca. E quindi o continuiamo a chiederci chi mai potrebbe produrre questo tipo oppure ci mettiamo noi a farla. E quindi abbiamo deciso di metterci a produrlo anche noi. Molto bene, un'esigenza molto personale, cioè fare i fumetti che vuoi leggere. Sì, penso che sia la base appunto della spinta creativa. Tu scrivi un libro o realizzi un film o disegni un fumetto di tua prima sponte, perché? Perché non l'hai trovato. E quindi... se non lo trovi e pensi che quell'argomento può interessare anche come lo racconti tu a tuo modo, vuol dire che sai che c'è qualcuno che è interessato, perché se sei interessato anche tu vuol dire che qualcuno lì attorno a te lo sta cercando. Sì. Esatto. Okay. Sono d'accordo. Sì, al di là delle esigenze editoriali, appunto quelle. Sì, poi a volte sono molto, come dire, cristallizzate, non, sì, chiaro, ovviamente molto lento il lavoro di aggiungere generi nuovi, cose nuove. Ce ne può parlare Paolo Interdonato? No, scherzo, era soltanto per spaventarlo un attimo. Ci andrebbe un primo piano, se andava un primo piano di Paolo, dovevamo prepararci. Allora, invece, da un punto di vista, tu volevi dire qualcosa? No, vai. Di qualcosa? Prego. Va bene, vado io allora. Vai. Da un punto di vista proprio di segno, di immagine, di immaginario, i vostri collettivi, alcuni sì, alcuni meno, non lo so, alcuni non, lo so poco, ma voi pensate che ci sia, diciamo, un immaginario amianto, un immaginario mamma aiuto, un'immagine, qualcosa, dice, ah, lo vedo in giro, dico, ah, questa cosa qua viene da amianto, c'è questa cosa qua secondo voi? Se qualcosa sì, di identificativo, diciamo. Se sì, perché? Se no, perché? Si apre il dibattito. Amianto, dai! Cazzo. No, scusa. Non so perché me la sono presa proprio con te. Però... fino a 2-3 anni sì, nel senso, noi eravamo principalmente fissati col bianco e nero. E proprio ci piaceva un po' emulare lo stile bonegliano, appunto, un po'... vecchio. Strana scelta per un'autoproduzione. Sì, esatto, anche perché si era partito appunto dallo spillato e poi tutti i prodotti più o meno erano in bianco e nero, anche le poesie che ho illustrato io. A me, io sporco tanto a disegnare e quindi il bianco e nero per me è la mia comfort zone. Se io vedo un colore vado in paranoia perché
se no già due o tre, se li uniscono escono fuori 28.000 colori e io ho perso le briglie del mio cavallo. E quindi diciamo all'inizio eravamo solo sul bianco e nero, anche le strisce di bolide, col fatto che si è ripreso strisce degli anni 40 e 50 famosissime, fatte rifare da autori, il paletto era il bianco e il nero, perché doveva essere diciamo un richiamo al vintage. Lì erano autori che avevano tutti un segno molto forte, però c'era questa uniformità di formato, questo richiamo. Lì c'è stato un bel gioco nel prendere certi tipi di storie e abbinare, tipo Terry e Pirati, fargli fare a spugna, Flash Gordon con Tuono, cioè una specie di, abbiamo cercato a fare anche un po' di chimica, a dargli anche una cosa un pochino più particolare. E l'ultimo volume che abbiamo fatto, che è un crowdfunding, dopo Bolide ci eravamo promessi di non farli mai più perché è stato faticosissimo, ma è successo il Covid, e Benny Lorenzo Ferrara ci ha mandato questo progetto all'80% praticamente già pronto, con già gli autori, già un po' di storyboard, tavole, e abbiamo detto vabbè, insomma era servito veramente bene, a colori però, era questo antologico sulla musica, e abbiamo fatto questo volume a colori. Invece su Amianto... Sta parlando di Playlist. Playlist, sì. E, però c'è anche Amianto Blu, che è diciamo la nuova rinascita dopo che abbiamo chiuso la rivista al decimo numero, e, però abbiamo aggiunto un colore, il blu. Perché gli altri, uno alla volta, uno alla volta. Infatti perché il prossimo uscirà il rosso, Federico, sennò si scompensa. E anche io l'acquerella avevo solo i blu. Sì, okay. Quindi scelta del blu perché avevi solo gli acquerelli blu? Sì. Ah, ok. No. Qual era la domanda? Dal punto di vista di immagine, immaginario... Pensi che Amianto possa essere identificata? Secondo me, però, secondo me Playlist... Sono tutti autori di... C'è qualcosa però che li ha... Ma forse no, forse dicono... Ma forse è la nostra storia, perché ovviamente quando c'è arrivato il progetto non c'eravamo dentro noi. E dovevamo aggiungere, è stata aggiunta come bonus track, e ovviamente ci abbiamo infilato la storia di Tenco. Sì. E come al solito noi siamo depressi, cupi, sì, sì, insomma, sì, amianto. Ci hanno sempre un po' detto... Insomma, le storie non è che sono sempre allegre. No. Però forse sarà che veniamo da zone contaminate, non lo so... E quindi, sì, la storia di Tenco, insomma, tutti sanno più o meno come è finita, non è finita bene, e è la storia che chiude appunto... Sì, quindi tu dici, sono tutte tristi, no, cioè, diciamo la cifra, di la cifra di amianto e la tristezza, questo mi stai dicendo? Più o meno sì. Ah, ok, va bene, va bene. Come del resto la cifra di Tenco? Sì, è un po' triste. Eh beh. Aveva ragione, ma era triste. Sì, sì. Prego, prego, passa al mio, passa, chi parla? Qualcuno parli. Non so più cosa non so, questa chiedere. Domanda è spinosa, anche perché è difficile facendo certo, parte di un collettivo. Le domande morbide. Ci mancherebbe altro. Ma facendo parte di un collettivo poi è difficile capire quale possa essere la cifra stilistica, anche perché noi lavoriamo ognuno su delle proprie storie. Diciamo che fondamentalmente ognuno dei mammaiuti ha un'idea di narrazione, poi che abbia un'unità, diciamo così, il taglio della storia, perché il segno grafico no. Ma tu dici che non ci sono state in tutti questi anni delle influenze, sì, trasversali? Sì, certo. Per ovvie ragioni, dopo 10 anni che ti vedi, guarda cosa ha disegnato quello, guarda come l'ha disegnato quell'altro, inevitabilmente... Secondo me persona... altri 30-40 anni e sembrerete tutti lo stesso disegno. Secondo me no. Sto scherzando. E quello è un po' di... È abbastanza inevitabile, nel senso che condividendo... No, ma secondo me è positivo anche. Sì, sì, ma... è che non riesco a valutarlo io. Molto spesso ci chiedono che linea editoriale avete. Non ce l'abbiamo. Cioè il punto fermo rimane quello di cercare di liberare... le narrazioni di ognuno di noi, semmai ci può essere un tratto distintivo, forse può essere ricercato in una specie di autobiografismo, cioè nell'approccio della scrittura della storia cerchiamo di metterci un pezzettino di noi stessi, delle nostre vite, che poi in questi 10 anni molte delle nostre vite abbiano preso delle direzioni, diciamo così, parallele, può essere a questo livello. Vabbè, un autobiografismo mica...
metà di roba è fantascienza, l'altra metà... Sì, però il tentativo è sempre quello di metterci dentro un pezzettino di sé. Mm. E quel pezzettino di sé, inevitabilmente, se frequenti persone per 10 anni e condividi un progetto così, diciamo così, largo, inevitabilmente qualcosa succede. Ma lettori e lettrici non hanno mai detto qualcosa a riguardo? Eh sì, dipende da chi lo dici. Se siamo in 10 lo diciamo a me, io capisco una cosa. Poi dice a Palloni, la capisce un'altra. È una cosa interessante il Mamma Aiuto. In realtà io ho conosciuto un Mamma Aiuto. Chi? Quello? No, ma io lo penso cosa? No, ma aspetta. È interessante. Le 10 facce... Riscrivete le interpretazioni. Assolutamente. Continua a me. C'è una riscrittura continua. Non lo so, però sì, è così. A me ogni tanto capitano cose bizzarre in questo senso, ma anche amiche comuni che ti chiedono: ma quest'anno Mamma Aiuto cosa farà? E magari vede 3 persone in 3 posti diversi, in 3 momenti diversi, e ognuno lì dà una versione totalmente diversa. Dice: cazzo, meno male che avete fatto una riunione per chiarire. Come no? No, è più... insomma, che siete confuse. Ma gioiosamente confusi, sì, sì. Cioè, la cosa bella del collettivo è quella, che hai 1 miliardo di spunti molto spesso diversi, delle sensibilità così differenti, in qualche maniera poi quello che ci lega è appunto per come è strutturato il progetto, che è una cosa molto forte e molto stringente, in qualche maniera mettersi nelle condizioni di fare quello che si vuole. Ed è un punto di partenza per me gigantesco, perché ti permette di andare comunque avanti. Grazie mille. Grazie. Noi allora abbiamo appunto, al momento siamo 2 che disegniamo, quindi abbiamo entrambi uno stile molto diverso, ma anche come tecnica. Io uso ancora tradizionale, matite, chine. E Nassi invece usa già la Cinti, che cioè la matita digitale. Finché sono da sola, effettivamente posso demandare a me stessa i vari problemi che sorgono in produzione del tratto. Quindi so che magari una certa cosa la posso non fare, o la farò prima o poi, oppure mi creo i problemi da sola. Invece, già collaborando, cioè vivendo dentro un collettivo, essendo noi in 3, posso prevedere e già risolvere dei problemi quando disegno io e so che è lui che deve colorare, in maniera molto più limpida, cioè come se dovendo risolvere a monte dei problemi che so che potrebbero crearsi, facilitando appunto il lavoro poi del colore, diventa tutto un attimo più semplice per me. Se invece si parla invece di un segno distintivo astratto che può riconoscerci come collettivo, ho notato che siamo identificati come quelli che fanno effettivamente delle cose un po' complesse a tema storico, nel senso il dettaglio, cioè non perché sono arzigogolato, complesso, proprio perché Storie Brutte abbiamo sempre mirato, ma senza averci proprio, cioè non avendo fatto un'indagine di mercato, ma per nostro interesse, nostre cose che ci piacciono, a punti della storia in cui la parte documentaria è molto più scarna, in quanto c'erano i barbari, quindi... E anche il concetto di, cioè all'interno della storia, in realtà la storia è sempre una serie di punti, una somma di punti di vista di chi ha potuto permettersi di trasmettere delle informazioni. Quindi molto spesso è anche la storia fatta dai vinti. Quindi anche il concetto appunto del rapporto su chi è la persona civile e chi no, all'interno della stessa vicenda, era quello che comunque ci interessava. Per cui abbiamo individuato al momento appunto 2 o 3 punti della storia. Naturalmente io ho una predilezione per la storia antica, quindi sto lavorando sul periodo etrusco, quindi loro non scrivevano per loro, cioè sapevano scrivere tutto, però gli etruschi sono stati narrati dai greci e i greci erano identificati come per esempio quelli che avevano le donnacce, perché la donna etrusca poteva ereditare, poteva fare di conto, saper leggere e scrivere e poteva gestire un proprio patrimonio, che era una cosa impensabile per un greco, quindi tutti i greci dicevano c'hanno le donnacce, cioè proprio sono tutte zuzze. Massimo della sintesi, esatto, questa. Sì, proprio tutte prostitute, cioè vabbè. E poi anche i Longobardi, per esempio, anche i Longobardi sono stati una civiltà bollata all'inizio come barbara, perché? Perché avevano una cultura molto diversa, una cultura orale, e quindi loro si sono adattati, e anche quello è un punto vuoto, perché lo sappiamo chi erano, ma perché lo raccontavano gli altri,
demandando a loro tutta una serie di connotazioni negativi, quindi ci ha interessato anche molto, molto questi discorsi, soprattutto anche perché più si va nell'antichità, soprattutto nella parte europea, meno ci sono costruzioni, quindi c'è anche un discorso di spazio tra l'uomo e la natura che comincia a essere schiacciante più si va indietro nel tempo, quindi anche questa era stata una cosa che ci aveva anche molto interessato. Mandò, bellissimo. Per sentirti, scusa, come se voi raccontaste il punto di vista di chi non ha avuto modo di avere di raccontare la propria storia. Sì, allora noi non facciamo biografia, cioè non andiamo a raccontare la storia specifica di un personaggio che è realmente esistito. In genere sono questi personaggi storici che sono o secondari o in un certo caso, come appunto nel Principe Nero, è una missione che si è impallinato il protagonista. Il contesto è reale attorno. Però sì, andare a recuperare tutta una serie di informazioni che ti permettono di rappresentare in una maniera verosimile, perché non si può, cioè non possiamo dire questo era fatto così al 100%. Nel mio caso, per esempio, mi piace molto dare la visione di come poteva essere il Mediterraneo 28 secoli fa, che si pensa che magari poteva essere vuoto, invece c'era un traffico assurdo. Sì, 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 cartaginesi, fenici, donne zozze, celti, nuragi, c'è tutto. Esatto, merci che provenivano da ogni momento, quindi... Grazie. Allora, non la voglio ripetere, ma lo so. I Balordi, secondo me, non, anche secondo gli altri, non ha un contesto grafico ricorrente. Secondo me siamo uniti nell'immateriale, non in quello che si può vedere, ma in quello che si può sentire, forse, più che altro. Perché veramente andiamo da Miura a... Cioè, ad esempio, Borg è praticamente scuola Miura pieno. Io sono grafico, ma a livello proprio ossessivo-compulsivo, tipo... simmetria e pattern, deve essere tutto cosa mia, cioè, sono problemi, ma Kyubi, ad esempio, Caporale sono due pittori di base, sono proprio quasi non hanno approcciato quasi la prima volta qui col fumetto facendo questo, ma ad esempio Barricelli, che è là, lui è proprio scuola Moebius pieno, anche lui, quindi graficamente siamo tanto diversi, e nel volume abbiamo provato a creare un'onda per non distruggere l'occhio al lettore, quindi magari c'è la cosa stradettagliata e accanto arriva la cosa che ti rilassa e poi dopo arriva la cosa di nuovo che ti massacra gli occhi. E in generale il massacro però è un bel massacro, un massacro tornando col concetto dei Balordi, quindi sì. Va bene, certo. Cioè è buono. Comunque sì, credo che ci unisca veramente ad esempio, cioè, nelle storie a un certo punto c'è il momento in cui ti si spiattella la realtà addosso in modo orribile, e quella roba c'è in tutte le storie, ma non è che ci siamo messi d'accordo per farla, era però comunque intrinseca già dall'inizio, cioè abbiamo detto ok, sappiamo già che a un certo punto ti si spiattella la realtà nel peggiore dei modi, e quello credo sia la cosa che ci unisce. Potremmo essere allineati, che ne so, a i primi film di Peter Jackson, Bad Taste, potrebbe essere molto Balordi quella roba. Okay. Potrebbero averla fatta i Balordi, non il contrario. Okay. quindi è quello, secondo me. Quindi c'è un'identità forte. C'è un'identità, esatto, c'è un immaginario comune, non c'è qualcosa di grafico, non c'è qualcosa di visibile, ma è tutto molto più immateriale. Grazie. Un'anima unica. E invece per quanto riguarda l'immaginario della nostra rivista, non abbiamo un'omogeneità di segni, di autori, ma è il fatto della copia fisica, cioè il simbolo del nostro centro sociale è l'asino, la testa d'asino dell'asino, infatti se vedete il nostro banchetto là siamo, che fa vedere la maglietta, siamo pieni di asini,
quindi abbiamo traslato l'asino del centro sociale, è diventato il simbolo della rivista. Infatti quando agli autori chiediamo già il nome burro che richiama l'asino spagnolo, ma anche tante altre cose nella nostra testa chiaramente, quando chiediamo agli autori di fare le copertine, abbiamo detto guarda, fa quello che vuoi, ma ci deve essere un asino, un po' tipo il monello feticcio di Mad Magazine, no? Ci piace un po' questa cosa. E proprio richiamandosi a Mad Magazine, noi abbiamo, cioè io che curo la parte anche grafica, estetica, io ho studiato storia e ho studiato storia del fumetto, mi sono laureato con una tesi su pazienza, quindi comunque vengo molto da quel mondo lì. Prima citavo Frigidaire perché io guardo quell'immaginario lì, Frigidaire, Mad Magazine, ma anche a prima, guardando il colophon, questa è una chicca che nessuno mi ha mai fatto notare, vuol dire che nessuno l'ha mai vista, ma ve la svelo. E quindi ce la dici tu, diccela. Guardando il colophon c'è Cage, che è il direttore rompiscatole, c'è scritto, e da me c'è scritto Francesco Capo dei Giardini. Questa qui in realtà è una chicca che si riferisce a Fernanda Pivano ed Ettore Sozzas, quando con Mondo Beat Ettore Sozzas era capo dei giardini di Mondo Beat. Erano lui, la Pivano e Allen Ginsberg, che quando facevano, se ricordo bene, Sozzas che era in ospedale, tutti i suoi parenti volevano sapere come stava e lui non aveva voglia di rispondere a tutti e quindi ha fatto una rivista che raccontava come stava, cioè storie assurde. E tra l'altro cercando in rete si trovano i primi numeri, sono fenomenali, c'è una grafica lisergica bellissima, voi che siete grafici guardateci perché dei pattern stupendi. E quindi un po' con quell'immaginario lì, con questo studi qua, io mi occupo della parte storica, quindi oltre a chiedere ad alcuni compagni di università storici come me di fare gli articoli, curo una rubrica sul il porno, la storia del porno fumetto underground, quindi che parte dalle Tijuana Bibles nel primo numero e va avanti. Adesso l'ultimo articolo che ho fatto era sugli anni 60-70, quindi da Crumb in avanti, ecco. E Clay Wilson, che è scomparso da poco, Spero Rodriguez, e questa cosa qui mi diverte tantissimo perché, come diceva prima Nasco, loro hanno dell'impubblicabile che neanche l'underground può pubblicare. Ecco, se hai da pubblicare dell'impubblicabile, te lo pubblichiamo noi. Cioè, ci sono delle immagini sul terzo numero di robe assurde, cioè totalmente politically correct, che adesso verrebbero respinte da qualsiasi editore di buon gusto e di buon costume. Sì, della buon costume, eppure le abbiamo messe. Sono queste, erano dei mini opuscoli grandi come una 5, spillati di 8, 16, 32 pagine, Snatch Comics, Wiz Comics, Giz Comics, Felch Comics, tutti poi riediti in Italia da Stampa Alternativa, la 77 in avanti, curati da Iachini. E recuperarli, rileggerli oggi sono bellissimi, e se volete qualche assaggio ce l'abbiamo. E appunto, guardando a quell'immaginario, non volevamo fare una roba fotocopiata in stile centro sociale anni 70, anni 90, ma guardiamo, abbiamo guardato lì in mezzo agli anni 80, e quindi la non è underground, non è mainstream, è overground, quello che adesso viene definito overground, che si innalza un pochino, è temi underground però curati esteticamente, quindi copertina patinata lucida, carta di una certa grammatura, quadricromia, eccetera eccetera, e ci piace così, quindi facciamo schifo ma siamo belli nel fare schifo. Va bene, mi piace, mi hai convinto, mi hai convinto, lo compro. Voi come state? C'è questo sole che vi picchia un po', eh? Volete qualcosa da bere, un po' d'acqua? Non te la porta, se la beve lui prima di... Un goccio d'acqua fa piacere. Sì, qua. Forse sì, ci portano un po' d'acqua. Sì, ma adesso è partito anche un... Calde. Questo era così, cioè nel senso un attimo di decompressione ci può stare. Paolo, tu non vuoi dire niente, eh? Ma le tue facce sono impagabili. È arrivata anche una birra. Comunque, a parte in questo momento assolato in cui stiamo morendo di caldo, dopo ci trovate ai banchetti all'ombra, quindi siamo tutti qua in fila, mamma aiuto, trauma, fest balordi, amianto, saltando uno c'è Storie Brutte, ma lì in mezzo, in quello che abbiamo saltato, c'è Maledizioni di Luigi e Nadia, che se non li conoscete andate a vederli perché fanno dei libri stupendi, ciao ragazzi. Comunque, quindi, bravo sto ragazzo qua, eh? Ingaggiamolo. Secondo me potresti farlo youtuber. Meglio di me sicuramente. Ma parla comunque in maniera abbastanza, anche di temi in modo complesso. Quindi finisce che comunque tipo te non lo guarda nessuno. Troppo complesso. È un po' complesso. Ok, ok. Cioè, questa era una frecciata... È un po' di nicchia. A dilli dov'è. Ah, meno male. Allora, inventati qualcosa mentre bevo. In un collettivo, visto che si parlava di identità, il nome del collettivo, chi lo sceglie, come nasce, vi rappresenta,
Esatto, le tirate fuori, aprite un dizionario, lo lanciate, quello che ne viene fuori, un'impressione. Nasce prima quello che volete scrivere, dopo, ah ok, in base a questo ci chiamiamo così. Parto io col microfono in mano, noi abbiamo due nomi, uno è Burro e uno è Traumafest, l'immaginario è più o meno è quello, nel senso che Burro si rifà all'asino, al termine asino in spagnolo, ma noi durante il lockdown ci siamo sentiti come Burro, che si scioglieva nel nostro stare in casa sul divano. Come ora noi, esattamente, adesso sotto il sole. E questa rivista è un po' il frigorifero che invece ci mantiene freschi. Riprendendo un po' l'idea del frigidaire, chiaramente. E la Madonna. Traumafest. Vedi? Vedi? Adesso so se sei mentale in testa, lasciatemi sborare la testa. Traumafest a sua volta è stata sorta di assemblea collettiva lunga e duratura sul scegliere un nome divertente e che richiamasse quello che volevamo fare. Alla fine il nome Traumafest richiama l'idea del trauma, il fumetto traumatico. Divertentissimo. Ed è quel fumetto traumatico appunto fuori dal mercato che va anche a turbare i tuoi sogni felici, no? Il Pippo sballato, quelle cose, no? E in realtà Traumafest richiama anche l'idea della Traumfabrik di bolognese memoria, perché poi io torno sempre lì, sono coglione, no. E quindi conosciamo molto bene Scozzeri, il nostro vicino di casa, è stato il primo invitato del primo incontro in preparazione, è venuto Scozzeri. Mi dispiace tanto. Ma guarda, io ho avuto modo di intervistarlo per la mia tesi, l'ho conosciuto intervistandolo, appunto abita a 10 minuti da casa mia, la prima volta che sono arrivato mi ha dato un calcio nel culo, cioè letteralmente. Poi pian piano, al secondo terzo incontro, in realtà sembra il classico nonno burbero che però vai a trovare volentieri. E quindi, sì. Alla fine è superato il primo scoglio di antipatia, esattamente, poi c'ha un cuore buono, Scozzeri. Sebbene ogni tanto faccia qualche uscita social poco simpatica. Tant'è che mi ha chiamato, adesso piccolo aneddoto con cui spezzo il ritmo, mi ha chiamato perché io lavoravo all'IKEA e Scozza doveva comprare un mobile all'IKEA e quando lavoravo lì mi ha chiamato la settimana dopo aver fatto il suo tweet divertente, mi ha chiamato e mi fa, oh di allora Francesco devo venire all'IKEA, ok grazie ciao, e lui fa, no Filippo, gli ho detto aspetta un attimo, gli ho detto raccontami cosa è successo. E lui purtroppo non si è minimamente reso conto del danno che ha fatto, sia né prima mentre lo scriveva, ma anche dopo. Lui non ha capito perché è stata questa onda di riverbero social, di shitstorm, di... Allora mi sono fatto sto viaggio, probabilmente sbaglio, probabilmente critici e storici più in gamma di me mi diranno... Cioè loro quella volta lì, negli anni 70, loro erano avanti, decisamente all'avanguardia rispetto al tema politico. Ma sono rimasti fermi lì, cioè oggi il mondo è arrivato al loro livello e li ha superati. Quindi loro erano all'avanguardia quella volta e oggi sono rimasti... All'avanguardia nel 70, ma il mondo è andato avanti. E quindi purtroppo Scozzari, almeno io conosco solo lui così bene di quella volta. Non... Gli altri sono morti. Conosco Franco Berardi. Hanno avuto il buon gusto. Conosco anche Bifo, sempre legato al Movimento 67. Anche Franco Berardi, Bifo, Poraccio c'è rimasto. Lui quando lo vedi parla solo di quello. Tratta solo di quello, scrive cose che non si capiscono parlando del 77. Sì, il mondo è andato avanti e molti non se ne sono resi conto. Sì, purtroppo sì. Poi magari qualcuno mi taccerà di eresie, però cioè, più o meno questo è il mio pensiero. Ecco. Ho risposto alla domanda, non mi ricordo qual era la domanda. Sì, avevi risposto. Grazie, scusate. Il nome. Aveva fatto tutta una bella domanda, il nome viene quella prima. Quella cosa con la cassa la faceva Ozzy Osbourne, fighissimo. Con più cognizione di causa, sicuramente. Non lo so. Comunque, no, i Balordi, l'avevo detto prima, nasce dal personaggio, dal protagonista. Bardo Balordo. Del Bardo Balordo. Noi abbiamo creato lui perché mi ha detto ci serve un personaggio... inadeguato, tardo, stupido, che non capisce mai le situazioni, un po' come noi, cioè alla fine l'inadeguatezza fa parte anche cioè, è molto un ritratto degli autori il personaggio. E è che è nato questo Bardo Balordo, che Balordo poi etimologicamente vuol dire, cioè deriva da lurido, ma vuol dire anche stupido, che non capisce la situazione in generale. Quindi in realtà è lui che ha dato il nome a noi, il concetto di Dio di prima per quello, cioè, nel senso, alla larga, il concetto era quello là. Cosa crea chi? Esatto. È nato prima il Balordo o la gallina? Va bene, ok, c'era il personaggio, era facile. Allora, il nome Amianto ce lo chiedono sempre e tutte le volte rispondiamo più o meno in maniera diversa.
Ottimo. Perché in pratica eravamo in tre, erano per andare a Firenze, si sfogliava a Metalurlant e da lì, diciamo, avevamo l'idea di trovare un nome un po' metallico, tagliente, e all'inizio Alessandra aveva proposto Nuvole d'amianto, tipo fumetto, no? Nuvole. E poi abbiamo detto, togliamo Nuvole, usiamo amianto. Poi più o meno Matteo e Alessandro appunto hanno loro idee sul nome amianto. Per me c'è una specie di ready made di utilizzo della parola. Cioè, l'amianto è sempre paragonato alle cose brutte, diciamo, no? Che ti porta alle malattie. Io è da anni che non lo vedo più così. Cioè, certo. Io quando leggo su un giornale morto per amianto, mi sento preso in casa i miei fumetti. Cioè, nel senso, è una specie di riutilizzo. E la cosa buona che abbiamo scoperto è che quando sono i festival, siccome inizia con la A, siamo sempre primi. Quindi amianto, attaccapanni, quindi i nuovi collettivi devono per essere... dei suggerimenti, dovete chiamarvi A e qualcosa, almeno primi. Anfratto, no, vabbè. No, dai, ma perché ci chiedono un aiuto, perché in italiano, perché abbiamo tutti la barba, perché magari te lo ricordi. E tronco, e poi vabbè, ovviamente un omaggio ai Pirati dell'Aria di Miyazaki del film Porco Rosso. Che bravi. È poco da fare lo stupido. Allora, sono 10 anni che dicono sempre le stesse cose, non ne possono più. Chiamiamo il claim. È così. Ma facciamo parlare gli altri. Ma sì, questo fa parte della campagna, basta, chiudete mamma aiuto, li invito apposta per farglielo notare, dire, basta, va. Lasciate spazio, mamma mia, prego, lasciamo spazio. Ah, noi ci chiamiamo Storie Brutte perché me l'hanno proposto dopo, pensiamoci un po' su, ti va bene Storie Brutte? Sì, e quindi, no, perché allora io sono... Cioè, faccio veramente schifo a trovare i titoli di qualsiasi cosa, per cui le cose che io creo per breve molto tempo della loro vita passano l'esistenza chiamandosi con nomi di canzoni metal che mi ricordano che cos'è il file, perché tutte le volte che lo trovo, ah ok, quella cosa lì, ok, ecco dove era finito. E appunto, sì, praticamente sì. E, appunto, cercavamo un nome che appunto fosse un po' collettivo tra di noi, però non riuscivamo a trovare una parola che fosse così pregnante come amianto. Però alla fine mi ha detto, sì, Storie Brutte, sì, funziona, e quindi, perché è storia, quindi storie, e poi brutte proprio perché sono barbari, sono brutali, e quindi... Funziona, sì. grazie sì. Mille. Devo dire qualcosa io? Certo. Vada. Io non ti sei mai mica messo la camicia a caso. Per niente, no, infatti. Allora, io sono molto soddisfatto intanto di queste, della mia camicia. Sì. E, anche della maglietta della scimmia blu, sono abbastanza soddisfatto. E facciamo notare che non tutti hanno visto che ha gli Hanson sopra. Esatto, perché tutti si sono fermati a leggere Nirvana. Per chi ci ascolta da casa, la maglietta ha scritto Nirvana, ma no, ci sono gli Hanson. Spera. Circa. Era tipo così, no? Ma io dicevo, sono molto soddisfatto, ci hanno detto delle cose interessanti. C'era qualcosa proprio che noi volevamo sapere da queste persone? Che dici che non ce l'hanno detto? Non lo so, un core. Allora, ci fermiamo un attimo e diciamo, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a queste persone? Perché dico, noi quando siamo lì online, no, devi leggere la chat. Nessuno scrive niente, non è che li puoi costringere. Che, sì, a volte scrivono, però la difficoltà è anche interrompere una conversazione, esatto, e magari buttarci dentro la battuta. Invece qua, guardandovi negli occhi, noi possiamo obbligarvi a chiederci qualcosa. Chiedete qualcosa a queste persone, no? Cioè, che poi voglio dire, se voi non chiedete niente, dici, allora non vi è interessato niente di quello che abbiamo detto finora, e loro ci restano male. No, adesso voglio dire, fate qualcosa anche voi. Allora qua c'è una domanda birichina, diciamo, una domanda maledetti, cattivella da parte di Paolo Interdonato. La riporto. Io sono un pochino la riporto per tutti, così la sentono, e dice: ma questi collettivi che fanno tanto, no? Quelli non è che poi in realtà puntano a entrare nel mainstream, no? Facendo finta di niente.
puntate a entrare nel mainstream facendo finta di niente? Diteci la verità. C'è Paolo che vi guarda, eh? Non puoi mentire a Paolo, guardalo, non lo sacchiotto. Okay. Rispondiamo davvero? Sì, ok, va bene, no. Okay. Poi anche non rispondere. Ma no, in realtà no, perché sono i progetti che abbiamo creato noi sono proprio autoprodotti, cioè sono, rispondono a delle logiche, diciamo, di mainstream solo per, tra virgolette, per il formato del, dell'albo, quindi una certa foliazione su un certo tipo di carta e a volte un certo tipo di tavola, però in realtà no, perché siamo noi e lo produciamo per chi vuole leggerci, che non può trovarci invece nel mainstream. Brava. Brava. Ma che modo, No, in realtà non c'è nessun problema. Se un editore si vuole comprare un lavoro e pagarlo, boh, non vedo quale sia il problema. Cioè, nel senso che, come diceva giustamente, storie brutte, facciamo così, Marica. Scusami. Vabbè, bravo. Poi, essendo sardo è brutte, ma invece è brutte, solo che non mi esce. E in realtà la questione è che il mainstream pesca sempre di più dall'underground, overground o come diamine lo vogliamo chiamare, e altresì bisogna chiedere agli editori perché non pagano degli sceneggiatori per scrivere delle storie diverse delle loro collane editoriali, ma non glielo chiederò di certo io. Nel senso, noi si fa i fumetti, quelli che si vogliono, e se qualcuno se li compra... meglio, magari noi che siamo un po' tignosi li costringiamo in alcuni casi, come è successo, a mantenerli gratuitamente sempre sul sito per sempre, benché gli editori facciano le loro edizioni. Bon. Sì, va bene. Ma vabbè. No. Va bene. Non so, Paolo, tu sei soddisfatto? Anche Paolo, vabbè, oh, aspetta, puntiamo tutto. Allora, ce l'ha. In realtà, penso che ognuno di noi non abbia questa grande ansia di lavorare per un editore mainstream, principalmente perché non ti mette nelle condizioni di scrivere quello che vuoi. Che poi quello che tu scrivi possa essere una puttanata intergalattica di nessun interesse, ci sta. Capita, si fa come i pittori di una volta, che non è che rompevano i coglioni perché facevano una pittura che nessuno capiva, la facevano e basta. Dicevano, vabbè, sfiga, vivo di briciole, vendo i dipinti al ristoratore che mi dà da mangiare, e non rompevano i coglioni, andavano avanti e boh, poi morivano pure, giovani, vecchi, poco male. Però penso che all'interno del collettivo, per le storie di Mamma Aiuto, nessuno abbia quest'ansia di diventare famosino. Cioè di dire, cazzo, ho fatto un bellissimo libro per questo editore qua, che non nominerò, tanto ce ne sono quattro, Cucolino, Feltrinelli, Rizzoli, Feltrinelli, chi cazzo è rimasto? Bau, scusami, mi ho dimenticato. Per cui è un approccio al lavoro molto, molto, molto free, diciamo così, che quando fai le storie per Mamma Aiuto non è lavoro, cerchi di ragionare sulla narrazione e la storia. Bom. Va meglio? Bravo. Però facciamo girare il microfono, sennò davvero Mamma Aiuto parla sempre. Dici che sto facendo dei favoritismi? Non mi sembra. Allora, all'inizio, almeno personalmente, sì. Cioè, quando sono uscito fuori dalla scuola comics, era un po' come mettere una coccardina, cercare la casa editrice, fargli il proposal. Grazie appunto all'autoproduzione... e a vedere i risultati dell'autoproduzione, di gente felice, di gente che ti compra i tuoi prodotti e ti dice grazie, negli anni sono cambiato. Cioè, soprattutto anche conoscendo persone che hanno lavorato con case editrici, appunto medio, big, secondo me almeno in Italia c'è un problema. Cioè, non si può firmare un contratto per 200 pagine a 2000 euro da dividerti con sceneggiatore. Cioè, magari lo sceneggiatore in un mese, insomma, se la fa la sceneggiatura. Un disegnatore che ci sta 6 mesi, magari... Come minimo, dipende, poi magari c'è colori o altri tagli di tavole. Dare quelle cifre, se non hai un altro lavoro alle spalle, principalmente non ce la fai. E soprattutto, cioè, piegarsi a certe linee editoriali, che poi la risposta è sempre, mandi il progetto e ti rispondono, non rientra nella nostra linea editoriale.
ma che linea editoriale hai? Non esiste. In pratica guardano più se il fumetto va, chi lo fa, se hai follower, se c'è la vendita del prodotto, diciamo. Quindi, diciamo, facendo cose che mi piace appunto fare, ho un risultato sia a livello economico, che comunque gestiamo tutto noi, appunto modello mamma aiuto 70-30, 80-20, dipende. E non mi ricordo se facciamo, forse sì, 70-30. Cioè, anche a livello economico abbiamo una tranquillità maggiore, non abbiamo paletti e raccontiamo quello che ci pare. E quindi il risultato, cioè, sono felice e non mi interessa andare da... Bombetta, direi, eh? Bravi. Ma secondo me non... Cioè, non ha senso prenderla ideologicamente e dire no, io non pubblico con la Bonelli. Se la Bonelli vuole lo sbudellamento e lo stupro che c'è nel tuo libro, lo prende e tu glielo dai, ci dici va bene, ma non lo vuole, cioè il problema non siamo noi. Quindi può succedere, ma speriamo, ma noi siamo lì, cioè no, ma io dico va bene, ma chi se ne frega, però secondo me non è proprio così. Okay. È un problema anche ideologico. Cioè, quando succederà che verrà sdoganato l'ennesimo genere, sottogenere, quello che è, e lo sbudellamento verrà in qualche maniera accettato nel mainstream, tu avrai sto problema. Okay. Glielo do o non glielo do? Poi io, se glielo dai, ti pagano. Dipende da quanto ti pagano. E quindi deciderai in tutta coscienza, perché comunque deve avere anche un valore quello, però, che fai, esatto, anche però lo è comunque ideologico, cioè dovrai dare un valore al tuo lavoro sicuramente, però è ideologico senza adesso, come adesso è ideologico senza tutti gli altri problemi che possono essere il valore, possono essere le vendite, quindi in realtà è molto più ideologico adesso che magari fra 10 anni, 20 anni, ma anche magari mai. Anche meno, speriamo. Dai. No, ma certo. Quindi si spera di entrare nel mainstream, ma invitati. Certo. No, ma ci sta, cioè nel senso, io ho proposto cose a cui mi hanno detto, come dicevi prima tu, non rientra nel... Ma perché non rientra? Perché non vende, diciamolo. Cioè, dimmi, non vende, punto, me lo dici... È quello, cioè nel senso, non siamo noi quelli che dobbiamo riuscire a lasciare andare i nostri progetti, secondo me. Sì, sono d'accordo. Vabbè. Rispondo io. Beh, noi facciamo una rivista periodica, quindi è fatica, cioè una rivista di fumetti in Italia non vende se non ha la faccia di Woody Allen in copertina o di Maradona, ecco. Quindi anche lì, non credo che... Anche lì, Io ho disdetto l'abbonamento, continuo a dire che ho disdetto l'abbonamento, lo dissi anche al Traumafest quando mi intervistò Matteo Contin e continuo a dire che basta. Alla quinta faccia di gente che non c'entrava niente col mondo del fumetto, ho detto basta, disdetto. Vabbè, comunque abbiamo una rivista, quindi è fatica. Comunque concordo sul discorso che faceva anche Mamma Aiuto, sul fatto della libertà creativa, libertà economica. Mamma Aiuto con Pallone Guarnazzi è un esempio, ma anche... cioè McFarlane e Rob Liefeld con le Image, o adesso Hickman con la Substack newsletter, cioè ok, lavori per Marvel, però il lavoro indipendente lo fai con altre cose, e io la penso così, cioè si possono portare avanti anche entrambe le cose, anche senza dover per forza porre veti ideologici o meno, perché comunque mangiare bisogna mangiare, ecco, al di là di tutto, capiamo. E comunque riguardo alla linea editoriale che si diceva non rientra, cioè, ci può stare, è un discorso che ci può stare come no, nel senso che se tu proponi un fumetto Bao, lo proponi a Saldapress non pubblicherà mai Il suono del mondo a memoria, o Ti vedo come un mattone nei tuoi occhi viola e nei capelli d'argento, cioè, no? Ci sta anche il discorso di... Però sì, capisco, se l'autore non vende la casa editrice, cioè se l'autore non vende, non è conosciuto, si sta che la casa editrice, soprattutto di sti tempi, non dica guarda, beh, mo preferisco pubblicare una roba che so che magari... Ecco, come fa Cosmo, ad esempio, che ripubblica vecchi Savage Dragon o le vecchie strisce di Batman della DC anni 40, cose che bene o male i grandi maestri italiani...
cose come fa Repubblica, la Gazzetta, quando editano super collane sempre quelle, sanno che in qualche modo vendono e quindi è fatica puntare sul cavallo emergente quando sai che invece se pubblichi l'ennesimo fumetto di Batman comunque ti vende. Questo purtroppo siamo in questo momento qui. Poi magari Paolo mi dice di no. Dici qualcosa. Vuoi fare un intervento? Vuoi il microfono? Va bene. Allora, dei pochi sopravvissuti a questo momento, ecco, se ne va via anche l'ultimo sopravvissuto. Ho detto se restano ancora uno, se ne è alzato. Addì, basta, ciao. Allora ciao, ragazzi. Fine. Ciao. Voi, a parte Paolo, qualcuno vuole chiedere qualcosa, una curiosità, un commento, ma un complimento, una facezia, un lazzo, un frizzo? Guarda, se continui così si chiude qua e fine, nel senso. Ecco, vedi? Vedi? Perché c'è solo quella birra? È una questione... È così. Vedi? È andata così, non so. Perché Checco riesce a parlare tanto anche bevendo birra. Cioè, comunque mantiene una certa aplomb. Io non riuscirei, per esempio. Fatico anche soltanto a stare in piedi. Bene, io direi che forse tu sei a posto? Direi sono sei soddisfatta? Sono soddisfattissima. Va bene, anch'io. Grazie mille, molto bravi. Grazie. Bravi, bel incontro. Cazzo, bel incontro però, Ciao a tutti. Grazie mille a Bombetta Fest, Mecenate e tutti gli organizzatori. Ma che bello questo festival, veramente una cosa emozionante. Ciao. Ciao. Oh my gosh. Ma sono stati bravi. Sono stati comprensibili. Si capiva. Sì, esatto.